Buonasera. Non si farà più il centro culturale islamico in via Ruini. L'associazione musulmana Al-Medina ha trovato un accordo per cedere la terra acquistata ad Emil Ceramica. Adesso si cerca un'alternativa. Ecco l'intervista. Hisham, è passato quasi un anno da quando il progetto del centro polifunzionale Al-Medina è stato presentato. Ci sono delle importanti novità, diremo negative, nel senso che questo centro non si farà dove si era pensato. Negative non direi, perché sicuramente sarà per noi musulmani spesso momenti del genere sono, diciamo, inizio di una svolta migliore, quindi crediamo che la cosa sarà migliore, anche perché la trattativa che stiamo portando avanti è molto molto migliore di questa qua, quindi sì, sarà negativa magari per qualcuno, ma per noi sicuramente. Speriamo, se va tutto bene e va tutto in porto, è migliore. Il terreno su cui si era pensato di costruire questo centro a Fiorano è stato venduto. È stato venduto anche perché lì c'erano dei problemi per riuscire a convivere con i residenti. Sì, in principale il problema è quello lì. Il problema con i residenti era una zona già in tensione tra i residenti e quella che è l'amministrazione. E quindi si è deciso di evitare quei problemi, di evitare il braccio di ferro con i residenti, perché un centro del genere vorremmo che inizi e sia accolto anche dalla cittadinanza, perché, ribadisco, non è una moschea, ma è un centro polifunzionale dove tutti possono aderirvi, quindi italiani, musulmani, non musulmani possono usufruire di questi dei reparti e le attività che si possono fare in questo centro. Quindi vogliamo che ci sia un consenso, non dico unanime, ma almeno sia costruito, che ci sia accolto dai residenti, dalla cittadinanza. Uno spazio aperto a tutti, quindi adesso si sta cercando una nuova area dove realizzarlo. Hai detto che l'area sarà ancora migliore rispetto a questa, almeno quella per cui siete in trattativa. È in questo caso doveroso un dialogo maggiore con i residenti, o almeno è quello che voi auspicate? Sì, sicuramente faremo uno dei primi passi, sarà quello lì, quello di dialogare con i residenti, cosa che non c'è stata in questo nel passato a Fiorano, perché comunque c'è stato questo, diciamo, questo attacco attraverso i giornali e non si è deciso di sedersi a tavola a parlare, chiacchierare, come poi si è fatto col sindaco, che grazie a Dio siamo riusciti a trovare una soluzione e vendere il terreno, quindi evitando un po' i disagi sia per l'amministrazione sia anche per noi e per i residenti. Un'ultima cosa, è ancora presto per parlare del progetto nuovo, visto che siete ancora in trattativa, quindi ovviamente non si può dire ancora niente di certo. Quali sono però i tempi secondo te? I tempi sono più che altro i tempi del burocratici e il tempo di avere un dialogo, degli incontri con i residenti e quel che sono, diciamo, gli enti pubblici. E quindi quando si potrebbe sapere, vedere il progetto pronto? Il progetto pronto, costruito? Finito. Ah, si spera in un anno e mezzo. Tanta gente di tutte le età alla marcia per la legalità di Fiorano. Concentramento in piazza Falcone Borsellino e corteo fino al castello di Spezzano, con partecipazione delle istituzioni, sindaco Tosi in testa. Aperte le iscrizioni ai servizi scolastici comunali. Fino al 31 maggio a Villa Pace è possibile prenotare trasporti, pre e post scuola, mensa e altro ancora. Pasqua a Fiorano con il castello aperto e con iniziative di vario genere. Domani alle 17.30 in piazza Falcone Borsellino a Spezzano, Cocincocetto a cura di Africa nel cuore. Domenica apertura del castello di Spezzano dalle 15 alle 19. Passiamo allo sport. Tantissimi partecipanti e buon pubblico al mini autodromo di Spezzano per la prova di campionato italiano costruttori, tenutosi lo scorso weekend e concluso domenica. Parte oggi l'edizione 2017 del Trofeo Sassi, che vede coinvolta anche la nostra città nell'organizzazione e nella partecipazione, fino a lunedì a Maranello. Grazie per essere stati con noi, anche per questa settimana è tutto, arrivederci a venerdì!